Un uomo bianco sui 21 anni, biondo, è tuttora ricercato dalla polizia di Charleston, nella Carolina del Sud, per la strage di ieri sera in una chiesa metodista in cui sono rimaste uccise 9 persone. Un crimine probabilmente mosso da odio razziale, secondo le autorità. Tra le vittime ci sarebbe anche il reverendo Clementa Pinckney, 42 anni, pastore della chiesa metodista e membro del Senato della Carolina del Sud. Si sarebbe trovato insieme agli altri fedeli durante la lettura della Bibbia, quando il killer è entrato e ha aperto il fuoco. Intervistato dai giornalisti, il sindaco di Charleston, Joe Reilly, ha rilasciato un commento sull'accaduto. L'unica ragione per cui qualcuno entrerebbe in una chiesa e aprirebbe il fuoco sui fedeli in preghiera è l'odio, non ce ne sono altre, ha detto. Questa azione è la più vile che si possa immaginare. Assicureremo il responsabile alla giustizia nel più breve tempo possibile. La Emmanuel African Methodist Episcopal Church è una delle più vaste congregazioni di afroamericani nella regione, una delle più antiche del suo genere nel sud degli Stati Uniti. Per questo è iscritta nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici. La sparatoria minaccia di riattizzare le tensioni razziali scatenate di recente dall'uccisione di un afroamericano disarmato da parte di un poliziotto bianco.